Durante l'estate c'è stato un grande lavorio, lavorio di partiti politici, di esponenti politici, per cercare di cambiare una legge elettorale per blindare ancora di più il sistema vigente. Un sistema che è truffaldino, lo sappiamo, perché il popolo non ha sovranità. C'è poi chi sta armeggiando in silenzio per cercare di introdurre a livello costituzionale il semipresidenzialismo per il Presidente della Repubblica. Infine, recentemente c'è chi si è mosso, costituendosi in comitato per la difesa dell'articolo 18. Battaglia legittima, ma che cosa cambierebbe per le condizioni di milioni di lavoratori se anche si riuscisse a salvare l'articolo 18? Che cosa cambierebbe nell'attuale sistema? Che cosa cambierebbe per oltre 4 milioni di lavoratori precari? Che cosa cambierebbe per i pensionati? Cosa cambierebbe per gli imprenditori? Cosa cambierebbe per i giovani che il lavoro non lo trovano? Insomma, di cosa stiamo parlando? Parliamo forse di burattini che si mettono insieme per salvare l'apparenza dimenticando la sostanza. Di politici che fanno gli accattoni del voto, cercando però di non disturbare i manovratori. Stiamo parlando di partiti che ci hanno portati in queste condizioni e che ora cercano di rifarsi il trucco per apparire meno indigesti e per ingannare ancora una volta gli elettori che non sono informati. Parliamo di tizi che stanno cercando di accaparrarsi le fette di torta o perlomeno le briciole, finché ce n'è. Parliamo del vecchio che avanza, del passato che ritorna, di chi predica bene e poi razzola male, di chi si ricicla e tenta di rifarsi una verginità. Parliamo di chi si muove con la tattica giusta, sopraffina, per poter conquistare un peso elettorale, un peso che gli consenta magari chissà di diventare appetibile per il PDL o per la Lega o per l'UDC o per il PD o per l'Italia dei Valori o per Sella piuttosto che per i loro satelliti di destra come di sinistra. Per avere uno scranno, una sedia, una poltrona o semplicemente per salvarsi loro. Mentre il paese è sempre più in affanno, mentre governi politici e tecnici affondano l'Italia, la vendono, la fanno a pezzi, la schiavizzano. Ma è mai possibile che non ci si renda conto che mentre l'incendio divampa è a portata di mano un estintore, un idrante per poter spegnere le fiamme? L'eurocrazia, non la burocrazia, ma l'eurocrazia, il governo dell'euro, delle banche, della BCE, si basa su di un inganno e con quello ci tengono prigionieri e ci schiavizzano. Volete sapere qual è l'inganno? Semplice, il debito. Sì, il debito. Un debito che è un artificio, è un illecito, è un inganno. Con questo stanno massacrando i popoli. Dalla Grecia all'Italia, dall'Irlanda alla Spagna al Portogallo. Ci stanno strangolando tutti. Lo sentite il cappio? Sentite, avvertite che si sta stringendo sempre di più attorno al nostro collo? Vi accorgete che con il MES, con il pareggio di bilancio, con l'ERF e con tutte le misure straordinarie o meno, con tutti i tagli che stanno abbattendo sulle nostre teste e sulle nostre vite, con tutti i tagli drastici a salari, stipendi, pensioni, alla possibilità di intraprendere, stanno mandando in fumo il nostro futuro. Eppure esiste la possibilità di agire per la cancellazione del debito, o per una sua riduzione consistente, o per l'allungamento dei tempi di pagamento senza che ci possano essere interessi calcolati. Fa parte del diritto internazionale, l'ho documentato molto bene all'interno del libro La guerra dell'Europa. Proprio trattando l'esempio greco. E dunque si leggano le possibilità che ci sono, si leggano i trattati, si leggano gli accordi, si leggano cosa è avvenuto in passato e che cosa è possibile fare per salvare i nostri paesi. Se lo leggano i vecchi e nuovi pifferai magici. Aprono gli occhi i cittadini, non è più tempo di farsi ingannare. E badate bene, loro lo sanno e lo temono, e come se lo temono, ne hanno una paura folle. Li temono,
temono i cittadini che sono informati, che sanno, che comprendono che esistono altre vie per salvare, anziché uccidere i popoli. Li temono al punto tale che Monti ha chiesto al Presidente del Consiglio europeo di convocare un incontro straordinario a Roma, in Campidoglio, per arginare, per contrastare quello che il senatore a vita, nominato e mai eletto primo ministro, ha definito populismo e anti-europeismo strisciante. Sì, perché Monti pensa che chi mette in discussione la dittatura finanziaria e bancaria dell'Unione sia un problema politico e pertanto, virgolettato, bisogna evitare il nascere di questi fenomeni. Avete sentito? Avete capito? Chi non si piega va spezzato, va fatto tacere perché chissà mai potrebbe minare il loro fine, il loro progetto. Potrebbe portare in un qualche modo alla disintegrazione di questa dittatura europea finanziaria. Ma in Italia, come in Grecia, come in Irlanda, come in Spagna, come in Portogallo, ci sono cittadini che sanno, che sono informati. Nei nostri paesi, come nel resto dei paesi membri, ci sono persone che vivono e vogliono continuare a vivere, che meritano e giustamente pretendono una vita dignitosa per loro e per i loro figli. Qui ci sono i popoli di quell'Europa che non si è mai fatta. Qui ci sono i popoli che vogliono vivere in pace, giustizia, indipendenza e libertà. Dunque, cosa stiamo aspettando? Alziamo la testa e spezziamo le catene.